Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: Paola Barale senza mezzi termini si scaglia contro la trasmissione. Non credeva che fosse così. Invece ha dovuto ricredersi. Paola Barale la conosciamo tutti per il suo temperamento forte e per il suo carattere deciso. Una donna che non accetta compromessi e che spesso, proprio con questo suo modo di essere, ha dovuto farci i conti, perdendo forse alcune occasioni importanti. Ovviamente tutto questo non ha di certo intaccato la sua carriera e il suo riuscire ad essere estremamente amata dal pubblico e apprezzata proprio per essere così, senza alcun freno. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo che era molto giovane. Esattamente come tante sue colleghe, ha iniziato come valletta, per poi farsi notare e scalare la vetta del successo. La ricordiamo presente alla Ruota della Fortuna al fianco di Mike Buongiorno, ma anche alla Buona Domenica di Maurizio Costanzo, due uomini estremamente importanti sia nella sua vita che nella sua carriera. Proprio a Buona Domenica conosce quello che è stato suo marito per diversi anni, Gianni Sperti, prima che la donna intraprendesse una relazione con Ras Degan. Adesso, mentre il suo ex marito si accomoda di nuovo sulla poltrona da opinionista di Uomini e Donne, lei potrebbe partecipare a un programma molto amato dal pubblico. Contro Ballando con le Stelle. Paola Barale ha preso parte alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle. La donna ha intrapreso questa nuova avventura con l'entusiasmo che da sempre la contraddistingue. Ma a diversi mesi di distanza, se ne dice delusa. Il sabato sera la gente vuole rilassarsi e Ballando con le Stelle italiano, l'anno scorso, è stato veramente pesante e io non ho aderito a questo perché è diventato gossip e quindi non è andato come avrei voluto io perché questa cosa mi ha impedito molto di esprimermi. Nonostante questo si è detta felice di aver partecipato. Anche se forse si era fatta un'opinione diversa del programma di Milly Carlucci, io avevo deciso di accettare perché mi sembrava un programma meno gossiparo, e invece l'anno scorso lo è stato. Che ci sia bisogno di una pulita dal trash anche in Rai? Occasione mancata? In realtà al momento non sappiamo cosa Paola Barale deciderà di fare nella prossima stagione televisiva. Sembra che Paola nei mesi scorsi fosse andata molto vicina alla firma per partecipare al Grande Fratello come opinionista, salvo poi non concretizzarsi questa occasione. L'offerta era arrivata poco prima che Pier Silvio decidesse di ripulire la trasmissione e affidare l'incarico a Cesare Buonamici. Quindi il tutto si è concluso con un niente di fatto. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.